Salta guagna per tutti ragazzi, qui è Mr. Gabba che vi parla e oggi mi trovo per la prima volta sul canale di Guagna per portarvi il gameplay, per iniziare insieme a voi il gameplay di Dead Space 3. Innanzitutto voglio subito ringraziare i ragazzi di Guagna per questa fantastica opportunità che mi hanno dato di entrare nella loro community, però cerchiamo di non perderci troppo in parole, quindi cerchiamo di partire subito, campagna in singolo. Aspetta che mi metto le cuffie, sento mica niente, Cos'è sto coso? Allora, la luminosità è perfetta così. Allora ragazzi, vi dico subito che alcuni filmati dovrò saltarli del gioco, perché se no YouTube ci rompe le palle per il copyright. Quindi vi lascio la visione adesso. Beh, la voglio. Ha avuto inizio 300 anni fa con la scoperta del Marchio Nero. Un manufatto alieno sepolto in fondo a quello che era il Golfo del Messico sulla Terra. Sembrava la chiave per ottenere energia illimitata. Finché non iniziò a generare demenza e orrende creature che vivevano oltre la morte. I Necromorphi. I dettagli sulla tragedia del Marchio Nero originale sono scomparsi, inghiottiti da mille cospirazioni. Non prima però che una nuova religione nascesse per mano di uno dei ricercatori che se n'erano occupati. Michael Altman. La sua misteriosa morte lo ha reso un martire, dando vita alla Chiesa di Unitology. Si tratta di un'organizzazione segreta che ritiene i marchi di origine divina e punta a ottenere un'unione perfetta di mente, corpo e spirito. Diverse generazioni dopo l'incidente del Marchio Nero, l'umanità si è trovata a un passo dall'estinzione per via della carenza di risorse. Disperati, gli uomini hanno cercato di replicare il Marchio Nero per attingere a un'energia illimitata. I dati risalenti a quell'era non sono chiari, ma sappiamo che le copie del marchio riuscirono, a un costo elevatissimo. Tutti quei marchi furono sepolti, nascosti in luoghi segreti sparsi per l'universo, nella speranza che lì restassero per sempre. 200 anni più tardi, però, durante un'operazione mineraria illegale su Aegis 7, la nave Planet Cracker USG Ishimura ha riportato alla luce una di quelle copie dimenticate, un marchio rosso. Con esso è iniziata una nuova ondata di infezioni del marchio. Un superstite di quell'incidente era un tecnico, di nome Isaac Clarke. Il marchio gli parlò direttamente, facendogli un dono, uno schema mentale della struttura del marchio stesso. Isaac fu catturato e torturato dal governo terrestre, la sua mente esplorata in cerca del segreto del marchio. Così il programma Marchio venne riavviato e ne fu edificato uno nel popoloso sprawl di Titan. Poco dopo accadde il peggio. Lui riuscì a malapena a salvarsi. Di quel luogo restò solo polvere, come era stato per Aegis 7. Da allora la crisi legata ai marchi non ha fatto che aggravarsi. Isaac Clarke, con la mente toccata dal marchio, capace di realizzarlo e di distruggerlo, vive in clandestinità, deciso a stare lontano dal marchio e da tutto ciò che ha causato. Esiste però una speranza. Un lontano pianeta ghiacciato, dove 200 anni fa qualcuno, in qualche modo, è riuscito a bloccare l'azione di un marchio. Una luce del passato che potrebbe salvare il nostro futuro.
Alfa 9, qui Whisky 250. Alfa 9, qui Whisky 250. Serrano, mi ricevi? Grazie al cielo, l'hai trovato? Trovato? Non ho neppure ben capito cosa stiamo cercando. Tu segui la posizione impostata. Non posso dirti altro. Devi andare subito là. Ok, Marco. Cosa? Merda! Ok ragazzi, rieccoci di nuovo qua finalmente. Allora, da quanto abbiamo capito nel filmato, ci ha fatto un piccolo riassunto di quello che è successo nei precedenti capitoli. E adesso noi ci troviamo su sto pianeta pieno di neve che non si vede niente. E dobbiamo trovare un oggetto misterioso. Non sappiamo cosa stiamo cercando. Allora, con R3 vediamo dov'è la direzione, con L2 si corre, i comandi sono gli classici dei vecchi Dead Space per chi li avesse giocati. Comunque ragazzi, se la serie comunque vi piacerà, se vi interessa che la serie continui, vi invito comunque a lasciare un commento alla fine del video, magari di mettere un like, così almeno ci rendiamo conto se vi piace o no. Porca puttana. Corri! Doc, l'abbiamo trovato! È sigillata! È sigillata! Guardate intorno! Allora, R2 per calpestare. Munition. Ah, comunque sia, se non l'avete notato prima, abbiamo fatto il livello di difficoltà massimo, quindi non so quante volte moriremo, ma noi siamo spavaldi. Mantieni L1 per mirare e premi R1 per sparare. Danneggia. Non si può rompere così, no? Ok. Remix per aprire. Ec. Mi dicevano che stava bene il signore. Mica c'ha l'accetta in fronte. Ecco. C'abbiamo gli scalatori delle montagne che rompono i coglioni. Puttana bella, ricarica. Sono già senza vita ragazzi. Partiamo male, molto male. E mori. Oh, è senza testa, porca puttana. Non è come sembra ragazzi. Adesso li ammazziamo subito, giuro. E se no qua perdiamo troppo tempo. Sì, però anch'io testa di cazzo potevo fare la difficoltà minore. Sarà mica normale. Vaffanculo a me, va. Allora, comunque sia, il segreto per ammazzarli subito è sempre lo stesso. Sparare agli arti. Perché se gli spari in fronte non gli fai niente. Quindi li devi smembrare. Quindi distruggiamogli le gambe subito. Così non rompono i coglioni. Vai. Perché deve correre questo? Non devi correre. Visto? È stato facile. Allora, smembriamo i cadaveri, mica che troviamo magari qualcosa. Ma non c'è un cazzo. Munizioni, perfetto. Allora. Non si vede niente qua. Oh, molto bene. Oh cazzo, ce n'è un altro. Mori. È morto subito questo. Meglio così. Molto bene. Oh figa puttana. Ma quanti cazzo ce ne sono? Ma corri. No, non correre. Piano. Porca puttana, ricarica, porca puttana. Adesso mi incazzo però, Ma mi incazzo. Gli do una manata in fronte adesso. Sti pezzi di merda. Ricarica veloce magari. Veloce. Ok. Doc,
Siamo pieni di vita ancora. Allora, corriamo di qua. Adesso sappiamo che ce ne sono milioni e miliardi. Potevo fare la difficoltà difficile, invece è impossibile. Porca puttana, Gabba, sei un coglione. Purtroppo c'ho questa brutta abitudine di fare le difficoltà massime, perché sennò un gioco non riesco a viverlo. Quindi sti cazzi. Sti cazzi, muori. Ok, ma ne esce uno da qua. Porca puttana. Corri. Cosa ti costa correre mentre ricarichi? Testa di cazzo. Ma puttana Eva. Perché non colpirlo? Sparagli. Sta venendo già un infarto a inizio video. Porca puttana, mi devono ricoverare. Sarà mica possibile. Ma vai a fare in culo, va. Ci stanno le bestie di Satana. Vai a cacare, pezzo di merda, dammi le munizioni. Sono senza vita pure. Premix. Oh santo Dio. Comunque ragazzi, volevo dirvi, prima di andare avanti, che al massimo i filmati che non si potranno visualizzare tramite YouTube, vi farò comunque sempre un piccolo riassunto dei filmati che vedrò, perché non so quali dovrò tagliare e quali no. Quindi vi avviso subito e non rompete i coglioni. Allora, Codex. Ecco. Qua sta a crollare tutto. Buttati che è morbido. Agile il ragazzo. Qua dobbiamo, vamo a scalare il dirupo. Porca puttana. Sì, l'avevo già capito, grazie. Non c'è bisogno del tutorial. Sì, però cerca di correre e non moriamo, possibilmente. Vaffanculo, vai. Ce l'abbiamo fatta. Però abbiamo una nave contro che ci viene addosso. Molto male, molto male. Schiva. 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 Ok, ce l'abbiamo fatta. Molto bene. Vuol dire che c'è una botta di culo sto ragazzo. Whisky 9. Ti piace ciuccia, eh? Simpatico. Cos'è l'addobbo natalizio? C'è gente che mette le palline agli alberelli e c'è gente che mette gli impiccati, giustamente. Sono gusti. Generale Mahad. Quindi è brutto. Brutto. Ha detto che possiamo farcela. C'è ancora tempo. Abbiamo fatto un casino. Ecco. Possiamo fare il nostro dovere. Per il bene della terra e delle colonie sovrane. Sarebbe a dire? Ma è frocio. Ma sei stronzo, eh? Cioè io tutto il tempo con quella tacchettina di merda a sopravvivere in mezzo agli stronzi. Questo arriva, m'ammazza. Che puttana. Ecco, hai fatto bene. Però potevi lasciare vivo me. Quindi, in poche parole, ragazzi, quella era l'unica speranza di sopravvivenza della stirpe umana. Questo qua ha eliminato tutto. Ce la picchiamo under culo, in poche parole. E mo? Mo mi sa che c'è sta il filmato, però, eh.
Quindi ci vediamo tra poco. Allora, ragazzi, in poche parole, da quanto abbiamo visto nel video, sono arrivati dei tizi strani. Dei tizi che ci hanno chiesto praticamente di distruggere un marchio. Adesso ci troviamo appunto nei panni di Isaac Clarke, il sopravvissuto famosissimo in tutti i capitoli, e ci hanno convinto di. Sì, va bene, usa kit medico. Ci hanno convinto di distruggere questo marchio perché praticamente c'è la ragazza di Isaac che si è persa, che non si trova più. Quindi loro dicono: tu ci aiuti, io aiuto te, chi te se incula, vaffanculo. E niente, ragazzi, allora io direi che qua c'è, cos'è sto coso? Text log. Hai trovato un text log? Non lo voglio leggere perché non abbiamo tempo da perdere. Comunque sì, ragazzi, io direi che l'episodio di oggi possiamo terminarlo qui. Se la serie vi piace, vi interessa e volete che continui, mi raccomando, come vi ho detto prima, lasciate un bel commento e un bel pollicione in su. Noi ci becchiamo alla prossima, ragazzi. Tanta buona per tutti e ciao!